Il Senato approva. La prima manovra del governo Meloni diventa legge con l'ok del Senato, 107 i voti favorevoli. 35 miliardi stanziati, di cui 21 in deficit per affrontare l'emergenza energia. L'alfabeto di questa finanziaria vede alla lettera A il capitolo assegno unico. Aumenta del 50% per i figli con meno di un anno o meno di tre se in casa ci sono tre bimbi e l'ISEE familiare non superi i 40.000 euro di reddito. Per chi ha quattro figli o più arriva a 150 euro. B come bollette, prosegue l'azzeramento degli oneri di sistema, rafforzato il credito di imposta per le imprese, cambia la tassa sugli extraprofitti. C come contante, il limite all'utilizzo sale a 5.000 euro, mentre nulla cambia per l'uso del POS. Il taglio del cuneo fiscale poi è confermato, 2% per i redditi fino a 35.000 euro, 3% fino a 25.000. D come decontribuzione, esonero contributivo totale fino a 8.000 euro per chi assume stabilmente donne svantaggiate, under 36 e percettori di reddito di cittadinanza. E come edilizia e super bonus, prosegue ma dall'anno prossimo passerà dal 110 al 90%. F come flat tax per autonomi e partite IVA, la tassa piatta al 15% sarà sui redditi fino a 85.000 euro. P come pensioni, la rivalutazione automatica degli assegni avverrà al 100% per gli importi fino a 4 volte il minimo, poi a decrescere. Per il 2023 le minime salgono a 600 euro per gli over 75 e l'anno prossimo si potrà andare in pensione con quota 103, 62 anni e 41 di contributi. R come reddito di cittadinanza, per chi può lavorare resta fino a luglio e decade dopo il primo rifiuto di un'offerta.